com'è stato per te, insomma, entrare a far parte del cast di Un passo dal cielo? Beh, è stato molto emozionante, una serie che ha grandi aspettative, nel senso che ha un pubblico saldo, affezionato, per cui spero di essere stato all'altezza di chi mi ha preceduto. Ti sei sentito un po' il nuovo protagonista, soprattutto all'inizio, quando hai iniziato a interpretare il tuo personaggio, un po' di responsabilità? No, assolutamente no, perché i protagonisti sono loro, nel senso che già hanno appunto un passato in cui le persone già sono molto affezionati, per cui sono entrato molto in punta di piedi. Il mio personaggio poi mi ha dato la possibilità ovviamente di entrare nel vivo dell'azione e questo mi ha fatto molto piacere, però no, sempre in punta di piedi. Ci puoi svelare un po' qual è la personalità del tuo personaggio? Nathan Sartor è quello che viene definito l'uomo degli orsi, un po' metaforicamente, perché è uno che è schivo e restio e rinnega la civiltà, e un po' proprio perché vive nella natura, appunto. I primi 5 anni di questo personaggio sono un mistero, e non sappiamo dove e come sia cresciuto. Lo ritroviamo grande, e lo ritroviamo già che ha rinnegato, in seguito a un episodio che non vi sto qui a raccontare, ha rinnegato la civiltà ed è tornato a vivere nella natura, che è il suo vero habitat. È un personaggio bellissimo, delicato nel suo essere così animalesco. Ti sei ritrovato un po' in lui o ti senti più affezionato a Roma, insomma, alla tua città? Qui apri un capitolo complicatissimo. Sono affezionato a Roma, al tempo stesso la odio profondamente, per tutto quello che comporta la confusione, il traffico, lo sporco, ma non apriamo questa parentesi politica, quindi amo Roma. Però andare, girare in montagna è sempre per me un'esperienza bellissima. Comunque vivere la montagna a pieno, come è stata con Un passo dal cielo, è un qualcosa di magico. La montagna ti costringe a resettarti, a fermarti, a rivolgere nuovamente lo sguardo su te stesso. A proposito di montagna, ti abbiamo visto anche di recente tre episodi di Blackout. Complimenti, grazie. È stata una bella scommessa. Grazie mille. Hai letto la sceneggiatura? Solo sì o no? No, non l'ho letta ancora. Potrei la sceneggiatura. Mi hai moltissimo. Grazie. No, non ho letto nulla, sì, si dovrebbe. Si rifà, insomma. Okay. Anche Luca l'ha annunciata, per cui si può dire. Beh, meno male, perché meno male. C'è tanto da scoprire. Sì, ammazza. Anche per me, anch'io sono molto curiosa. La montagna protagonista. Per la seconda volta per un periodo così lungo, sì. È stato più bello o più faticoso? No, belli entrambi. E Un passo dal cielo è stato un po' più faticoso come personaggio, cioè ho tante scene d'azione, è stato molto impegnativo. Mi hanno fatto preparare a dovere, quindi è stata anche quella una grande sfida, ma stimolantissimo. Tornerai anche sul set di Doc? Ok? Sì. Va bene, bene. Non ti preoccupare niente, però bocca al lupo. Viva, grazie. Grazie a te, grazie a voi.